Partecipazione record allo sciopero regionale organizzato dalla CGIL a Pescara nell'ambito della giornata europea di mobilitazione promossa dalla Conferenza europea dei sindacati a difesa del lavoro e contro l'austerità. Migliaia di persone hanno sfilato per le vie cittadine tra cori e striscioni. Il corteo, composto dai lavoratori di tutte le categorie, insieme a studenti, docenti ed associazioni, ha mosso i passi dal Ponte del Mare per raggiungere Piazza Sacro Cuore, dove si è svolto il comizio finale alla presenza del segretario nazionale SPI-CGIL Carla Cantone. È in atto una macelleria sociale senza precedenti, ha detto, bisogna cambiare l'agenda Monti. Io penso che questo governo è alla fine, deve stare fermo, non si deve più muovere perché di danni dal punto di vista del rigore ne ha fatti troppi, a me non vanno bene e quindi mi auguro che si arrivi in fretta a votare, che vi sia un governo che finalmente assuma il problema del lavoro e della giustizia sociale come il problema di questo paese. Cantone non ha risparmiato critiche nemmeno agli altri due sindacati, CISL e UIL, che non hanno aderito all'iniziativa. Le piazze d'Italia oggi sono piene, come non si vedeva da tempo, per cui rimarrà deluso chi pensava che queste manifestazioni, questa mobilitazione promossa dal sindacato europeo e dove in Italia ha aderito solo la CGIL sarebbe stato un flop, rimarrà deluso. Nonostante la CGIL nazionale abbia proclamato 4 ore di sciopero, i lavoratori abruzzesi hanno incrociato le braccia per 8 ore. Tra le motivazioni della protesta regionale, i livelli della disoccupazione giovanile che supera il 35%, la cassa integrazione in crescita, le 426 vertenze aziendali in atto, oltre alla necessità di riforme come quelle dei trasporti, della sanità e della macchina regionale. Paolo Castellucci, segretario provinciale SPI-CGIL Pescara. C'è bisogno di cambiare rotta, di cambiare politiche, di dare garanzie soprattutto alle nuove generazioni, al lavoro, e rimettere al centro i servizi sociali, la scuola pubblica, la sanità pubblica, quello che in realtà oggi si sta distruggendo. E qui oggi Pescara ha dato una grande risposta, è una risposta che ha messo in campo, ripeto, studenti, lavoratori e pensionati, un numero molto alto e molto elevato di persone che hanno la consapevolezza di quello che sta accadendo, e per questo noi diciamo che c'è possibilità di andare avanti e di cambiare le cose, di cambiare la politica del governo italiano, di cambiare anche la politica del governo regionale e di rimettere al centro il lavoro, i cittadini e i problemi e i bisogni delle famiglie del nostro, della nostra regione. Durante che hanno deciso che l'avevano prese, è un danno alla credibilità.